su invito del sindaco ovviamente, per fare una preghiera di benedizione. Un attimo. Ogni cosa buona, mi sembra, come dice la scrittura stessa, viene da Dio, quindi riconosciamo soprattutto le cose che sono per il bene comune, le semplici preghiere. Padre onnipotente e misericordioso, fonte di ogni benedizione, esaudisci le nostre umili preghiere, per la grazia del tuo Spirito fa che questo centro vaccinale diventi un luogo di benedizione e di carità autentica. Qui i medici e il personale sanitario prestino con sollecitudine il proprio servizio, perché operando per la salvaguardia della salute di tutti, ciascuno poi sappia renderti fervide grazie dei benefici ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio, sostegno dei sofferenti, che ci hai convocati a inaugurare questo centro preparato con intelligenza d'amore per la somministrazione dei vaccini, vi confermi con la sua grazia, perché rendiate un fedele servizio a Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Auguri a tutti. Avremo grande capacità di sintesi, come dice il nostro Presidente. Allora, grazie a tutti per la vostra meravigliosa presenza. A nome della comunità di Sant'Agata Libattiati do il benvenuto a tutti voi. Grazie per essere qui. Grazie signor Presidente, Sua Eccellenza, grazie signor Prefetto, grazie all'assessore Bagliera, all'assessore regionale, grazie alla rappresentante del Senato Valeria, grazie Valeria Sudano, grazie ai deputati regionali presenti, grazie a Antonio Barbagallo, mi chiedo scusa, il Presidente della Provincia. Il Presidente della Città Metropolitana è in rappresentanza di tanti sindaci, come i 13 sindaci, soprattutto dell'area pedemontana e etnea, che ringrazio per il supporto che hanno voluto dare a questa iniziativa, che desidero raccontarla, Presidente, e poi ringraziare man mano tutti quanti. Alla fine dell'anno, quando già il Governo parlava dei vaccini, di questa opportunità che le nostre comunità mondiali avevano, io da subito ho contattato il dottore Franco Luca, che me ne è testimone, Pino Liberti, il nostro commissario adatto al Covid, e il dottore dell'ASP di Gravina, che ha gentilmente supportato questa mia iniziativa, questa volontà di realizzare un polo che potesse servire la nostra area. Consideri, signor Presidente, che l'area che servirà questo polo vaccinale rappresenta, costa di circa 200.000 abitanti, sono i 13 comuni del distretto sociosanitario, e se poi lei lo aprirà ancora in maniera più larga saranno anche tanti, tanti di più. Il concetto più importante di questo hub, di questa bellissima realizzazione, è che tra istituzioni, tra enti istituzionali, la rete si può fare, e quando si fa bene, quanto ognuno di loro, nel rispetto dei propri ruoli, dei propri compiti, e parlo l'ASP, qua c'è il direttore generale, con il commissario ad acta, con la protezione civile, con la regione, con le forze dell'ordine che vanno ringraziate tutte, dall'arma dei carabinieri alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria qui ben rappresentata al comandante del nucleo provinciale.
quando c'è sinergia tra enti, questo hub rappresenta, signor Prefetto, l'opportunità di poter realizzare qualcosa tutti insieme. E lasciatemi dire con orgoglio personale che ringrazio il braccio operativo della sua presidenza, il dottore Cocina con la Protezione Civile, perché questi lavori che sono stati realizzati, circa 200.000 euro, sono a costo zero per la comunità di Sant'Agata di Battiati e che tra qualche mese resteranno per noi. Ecco, questo è il miglior modo di fare spesa pubblica, di spenderla, affinché 200.000 persone ne possano trarre un servizio e la comunità di Sant'Agata di Battiati si ritrova col palazzetto riqualificato grazie a lei, grazie alla nostra Protezione Civile. I ringraziamenti, perché ho paura di dimenticare qualcuno, più importanti vanno a quelle che sono l'associazionismo e il volontariato. Il volontariato ci sta tanto aiutando, sono coloro che si occupano delle persone più fragili. E qui oggi, caro Presidente, sono rappresentati dalla Protezione Civile Comunale, ESAF, dai Lions, dalla FIDAPA, dall'associazione Mettiamoci in Gioco, e dimentico certamente qualcuno. Però è bello perché tutti insieme hanno condiviso questo obiettivo ed in 3 settimane, grazie Ingegnere Cocina, siamo riusciti ad ottenere questo bellissimo lavoro esterno ed interno. E speriamo da martedì poter iniziare ad immunizzare, grazie all'ASPE, al dottore Liberti, che mi ha supportato ma anche sopportato. Pino, grazie, sei stato gentilissimo. Grazie a questo, devo dire anche, oltre a salutare tutti i sindaci, il Consiglio Comunale qui rappresentato dal mio Presidente e dai vari consiglieri presenti, anche la mia squadra, Presidente, i miei assessori. L'assessore Polvirenti, che si è occupato con le associazioni, io non li vedo, sono qui in giro, li ho visti, che si è occupato del mondo dell'associazionismo. L'assessore Mavilla allo sport, che si è occupato di dare spazio a tutti coloro che, non potendo più usufruire del palazzetto, li abbiamo sistemati così in maniera un po' campale, però ci siamo riusciti in giro. L'assessore Lapisarda, che ha collaborato tanto con le scuole. A proposito, c'erano i nostri ragazzi della scuola media, che ringrazio perché loro sono la nostra speranza. Eccoli, grazie Preside. L'assessore Rosauro, assessore alla sanità, lui è anche uno di quelli che mi ha supportato al mio fianco, è stato tanto tanto presente ed insieme abbiamo collaborato tutti e ci siamo permessi, signor Presidente, di lasciare una targa, adesso la scopriamo insieme a lei, una targa in pietra lavica, la pietra lavica su cui è fatto il nostro territorio, per lasciare un messaggio, è un messaggio di speranza, un messaggio augurale con la possibilità di leggerlo tra 5-6 mesi al passato, adesso lo vedrete, e nasce grazie al lavoro della squadra e del mio segretario generale, la dottoressa Marano, che gentilmente mi stanno vicino, ecco, mi coadiuvano tantissimo. Lo scopriamo oppure prima vuoi dire 2 parole, Presidente? Lo scopriamo alla fine. La scopriamo alla fine. Possiamo salutare. Grazie signori per la vostra presenza e chiedo scusa se qualcuno certamente l'ho dimenticato, però è così. Grazie. Caro Sindaco, amiche e amici, autorità tutte, io non ho assolutamente nulla di nuovo da aggiungere allo stato d'animo, al pathos, alla emozione, perché no, che ha saputo esprimere il Sindaco di Sant'Agata di Battiati in questo momento che può sembrare una cerimonia come tante altre, ma che invece costituisce una tappa importante nel cammino della speranza che abbiamo tutti avviato in Sicilia, in Italia, nel mondo. Il cammino che deve vederci finalmente uscire dal tunnel nel quale un tragico destino ha voluto catapultarci. È la tappa che dovrà essere segnata da tutti i cittadini di quest'area, come bene ricordava il Sindaco, un'area vasta, popolosa, un'area dalla quale ci attendiamo risultati e percentuali altissime, ora che sembra vicina
la linea dell'arrivo, ora che il traguardo sembra essere l'ultimo delle tante tappe che abbiamo con sofferenza affrontato. Ne abbiamo aperto un centinaio in Sicilia di punti vaccinali. Abbiamo cominciato con gli hub delle città capoluogo e poi nelle città geograficamente strategiche, fino a entrare sempre più nel territorio. Pensavamo fosse sufficiente creare un hub comprensoriale perché la gente potesse recarsi a fare il vaccino. Non è stato così, per una serie di circostanze che tutti conoscete, legate ad una tragedia che ha colpito 5 famiglie. Abbiamo superato quell'impatto emotivo perché il mondo scientifico ha detto non esserci alcun collegamento fra l'evento luttuoso e quel tipo di vaccino, e adesso, superata la diffidenza, stiamo lavorando 12-14 ore al giorno con un impegno dei medici e del personale infermieristico e dei volontari e delle forze dell'ordine e dei vigili urbani che non conosce tregua. L'altro ieri, quando il ministro Speranza mi ha chiamato per concordare il passaggio della Sicilia dalla zona arancione alla zona gialla, abbiamo riflettuto su un dato: la nostra isola è stata fra quelle che hanno sostato meno di tutte le altre nella zona rossa. Una di quella sosta l'ho voluta io. Quando dopo Natale e Capodanno e l'Epifania il tasso di contagio in Sicilia era esploso e i focolai rischiavano di diventare davvero incontenibili, abbiamo potuto contare sul senso di responsabilità dei cittadini. Si è capito che soltanto col vaccino possiamo uscire fuori da questa drammatica esperienza che tutti noi ricorderemo, e troveremo mille immagini, mille filmati per poterlo raccontare ai nostri nipoti, perché stavolta, a differenza della spagnola, abbiamo il filmato, abbiamo le foto. Stavolta non siamo stati postumi lettori, siamo stati testimoni e protagonisti, vittime inconsapevoli prima e consapevoli dopo. Ecco perché, caro Sindaco, io la ringrazio per avere voluto, per essersi adoperato affinché questo hub importante, in una importante struttura sportiva, lo sport è speranza, lo sport è salute, lo sport è vita, lo sport è formazione, lo sport è disciplina, lo sport è gioco di squadra. Bene, non poteva esserci luogo migliore, meglio deputato per ospitare questa stazione della speranza. Accostiamoci tutti al vaccino e convinciamo i più riottosi a farlo. Ieri il generale Figliuolo mi diceva: come si fa a convincere gli ottantenni? Ecco, possiamo convincerli con tutti i messaggi del mondo, ma chi ha 80 e ha 90 anni dice io vaccino non me ne faccio, non hai, caro signora prefetto, non abbiamo assolutamente alcun sistema pratico, convincente per ottenere il risultato finale. Lo dicevo poco fa al presidente della provincia, che qui da noi si chiama città metropolitana, una cosa assurda che non sta né in cielo né in terra, ma ho lottato tantissimo in aula, come ricorderà il senatore e la senatrice Sudano, perché questo obbrobio di città metropolitana potesse non passare. E invece è passato, siamo la città metropolitana,
cosa c'entra la città metropolitana con Sangono, con Sant'Agata di Battiati, o con Mirabella in Baccheri, o con Maletto, o con Randazzo, non l'ho mai capito, va bene, la città metropolitana. E quindi tu, caro Salvo, sei sindaco del dopolavoro, la mattina fai il sindaco di Catania a tempo pieno, se ti resta qualche ora fai un sindaco della città metropolitana, va bene. Perdonate questa parentesi sulla quale io non mi stanco mai di tornare, perché non è con le parole che si dà autorevolezza agli enti locali. Io sono convinto che noi oggi più che mai abbiamo avvertito, e concludo, il bisogno di stare assieme, assieme l'articolazione dello Stato, quindi la regione, le province o città metropolitana o liberi consorzi dei comuni. Reverendo. E poi i comuni che hanno avvertito con la regione l'esigenza di raccordarsi giorno dopo giorno, quando i morti li contavamo a decine. Dovrei dire grazie a tutti, senza distinzioni, dalle forze dell'ordine, che qui vedo autorevolmente rappresentate, al mondo del volontariato, alla nostra protezione civile, quella della regione siciliana che mette assieme oltre 2.500 volontari e centinaia di associazioni, guidata dal direttore Salvo Cocina, grazie al personale della struttura sanitaria, dal direttore generale Lanza dell'ASP e al commissario Covid, non hanno un attimo di tregua. Grazie ai volontari, ai vigili del fuoco, a tutti coloro che in divisa ogni giorno stanno sul pezzo, grazie soprattutto a voi per quello che farete nei prossimi giorni. La zona gialla non è per sempre, sia chiaro. La Sardegna insegna. La Sardegna è passata dall'euforia della zona bianca all'angoscia della zona rossa. Non si esce dal Covid cambiando il colore, si esce dal Covid solo quando tutti, almeno l'80% della popolazione, avrà fatto il vaccino. Ecco perché io vi ringrazio in anticipo per quello che farete personalmente e per quello che farete presso i vostri parenti, conoscenti e amici che ancora dicono: me ne faccio vaccino, niente, non me ne faccio, non me ne faccio. Incoscienza, incoscienza, incoscienza. Sono convinto che supereremo anche questo stato di rinuncia dettato più da emozione che da serena consapevolezza. Buona serata a tutti. Io scappo ad Acireale, dove abbiamo la inaugurazione di un altro hub, dopo aver visitato le cabine dove andremo, dove io sono già andato con AstraZeneca 15 giorni fa. Vi assicuro, nessun problema ho avuto nella maniera più assoluta. Se posso darvi un consiglio, se il dottore Liberti mi permette, fatto l'AstraZeneca, dopo aver cenato o pranzato, pigliatevi una tachipirina 1000, se siete adulti. Se non siete adulti, 500, va bene Pino? Perfetto, ecco, ormai ho fatto una cultura. Solo per prevenire, così la febbre arriva, bussa, ma trova la porta chiusa. Io vi assicuro che non ho avuto nessun sintomo. Questo è importante per fare circolare la voce come se fosse la catena di Sant'Antonio. Grazie a te e all'amministrazione comunale. Si susseguono queste inaugurazioni e sono tutte tappe verso l'obiettivo che tutti abbiamo in mente, quello di superare il Covid. D'altra parte, i risultati di questi giorni sono confortanti sia per il numero delle vaccinazioni, che si è di molto amplificato, ma soprattutto anche per il fatto che il contagio in Italia è sceso e quindi ci consente di poter avere fiducia e sperare. Quindi questa inaugurazione, come quella che si verificherà a breve ad Acireale e tutte le altre che si apriranno,
ci consentono di poter guardare al futuro con maggiore serenità e quindi sperare di uscire fuori dal culo. Auguri a tutti, auguri. Assessore Donna, Valeria. Tiriamo, senatrice, tira anche tu. Così, dai, avvicinati. Così, un pezzo di ciascuno. A posto, una, due, tre. A posto, che bella. Nell'anno 2021 l'uomo e la scienza hanno combattuto la pandemia con la speranza augurale di poterla leggere tra qualche mese come ricordo in memoria. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti signori. Sì, è una tappa importante di un lungo percorso che con fatica e con particolare stato d'animo noi siciliani stiamo compiendo fra riottosi, diffidenti, entusiasti e coraggiosi. Noi abbiamo la necessità di convincere tutti, anche chi ancora rimane perplesso, che l'unico modo per uscire da questo dramma non è passare dal rosso all'arancione o dall'arancione al giallo, o dal giallo al bianco. La soluzione si chiama vaccino, qualunque marca, qualunque tipo, ma bisogna vaccinarsi. Se tutti assumiamo questa consapevolezza, io credo che già nel mese di settembre possiamo dire di avere immunizzato la comunità siciliana. A Battiati la tappa offre e si offre come punto di riferimento per circa 200.000 persone. Lei diceva il giallo non è per sempre. E certo, se passiamo al giallo e lasciamo la mascherina, lasciamo le misure di prevenzione, telefono a Roma e dirà torniamo all'arancione. Questo sarebbe davvero una sciagura. Dobbiamo evitarlo e lo possiamo evitare con grande senso di responsabilità. Godiamoci un poco di libertà senza strafare. Grazie. Gli hub vaccinali si allargano alla periferia, Catania adesso allarga a Santa Clara di Battiati e oggi c'è l'inaugurazione del centro vaccinale qui proprio al Pala Battiati.
Grazie, esattamente. Questa mia volontà di voler realizzare un hub vaccinale a Sant'Agata dei Battiati parte dalla fine dello scorso anno, quando il governo nazionale iniziava a parlare dei vaccini. Abbiamo preso da subito contatto con l'ASP, con la Protezione Civile, ed oggi siamo arrivati a questa bellissima, magnifica realizzazione. È stato realizzato dal braccio operativo della Regione Siciliana, esattamente la Protezione Civile, che con fondi propri ha ristrutturato, riqualificato questo palazzetto, facendo tanti lavori per circa 200.000 euro di lavori. Questo palazzetto ha una doppia valenza: quando il denaro pubblico, la cosa pubblica, viene utilizzata bene, e si avrà la doppia valenza perché alla fine, tra 4-5 mesi, quando l'hub chiuderà di essere hub e ritornerà ad essere palazzetto dello sport, lo restituiremo alla comunità, alle associazioni sportive, ai nostri concittadini, ben ristrutturato, ben riqualificato. Ecco la doppia valenza di questo, di questa idea, di questa volontà di realizzare un hub a Sant'Agata dei Battiati, che, chiedo scusa, coprirà un bacino d'utenza di circa 200.000 cittadini, e questo ne andiamo orgogliosi, perché Sant'Agata dei Battiati sarà protagonista della immunizzazione dei nostri territori. La collaborazione con i sindaci pedemontani? La collaborazione con i sindaci pedemontani è stata formidabile. Io li devo ringraziare uno per uno, sono 13 i miei colleghi, anche la città metropolitana, ma vanno ringraziati i sindaci con i loro consigli, vanno ringraziati i loro assessori, vanno ringraziati l'ASP, il commissario Covid, il dottore Liberti, il presidente della regione e tutti coloro, soprattutto da parte dell'associazionismo e dei volontari, che hanno preso parte alla realizzazione. In appena considerate 3 settimane siamo riusciti a mettere su qualcosa di importante, e io ringrazio anche la mia squadra, i miei assessori, particolarmente l'assessore Pulvirenti, assessore Rapisarda, assessore Mavilla, ma soprattutto l'assessore alla sanità che vedete scritto nella targa, che è l'assessore Losauro, che mi è stato molto vicino non solo a supportarmi ma anche a sopportarmi, oserei dire. La donazione delle mascherine? La donazione delle mascherine nasce grazie alla volontà, a una lettera che l'assessore, il mio assessore Losauro, scrive al Dipartimento di Penitenziario Nazionale. Il dottore Petralia si è subito posto in campo e ci ha donato, siamo l'unico comune che ha ricevuto ben 215.000 mascherine, che serviranno non solo per la nostra comunità ma anche per tutti coloro che avranno diritto all'ingresso qui all'hub. Il nostro desiderio è di abbassare la mascherina. Il nostro desiderio è quello di dare forza e energia a tutti quei cittadini, a tutti quei commercianti, a tutti quei professionisti, a quegli imprenditori, a quei classici e semplici lavoratori, che possano togliersi la mascherina e ricominciare a rilanciare l'economia, perché si ritorni alla normalità.